Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4 ieri sera, ha toccato un tema molto spinoso: l'utilizzo delle leggi per contrastare la mafia in Italia, ma soprattutto al sud, a volte produce fenomeni che poco si conciliano con uno Stato democratico. Effetti collaterali di una sacrosanta battaglia, si dirà nella trasmissione. Il tema merita una riflessione dalla quale la politica spesso rifugge. Lo ha gridato a gran voce Mario Oliverio, ospite in studio, quando ha raccontato la sua vicenda giudiziaria che lo ha colpito da presidente della regione Calabria, e parte proprio dal racconto per poi commentare con i presenti in studio. Un obbligo di dimora. Ecco, l'obbligo di dimora? L'obbligo di dimora nel mio comune di residenza, San Giovanni in Fiore, che comportava la impossibilità ad uscire dai confini di quella... Cioè lei doveva stare nel comune? Di quella città, nel perimetro appunto di quel... E perché, perché le comunicano questo obbligo di dimora? Ma mi comunicano questo obbligo di dimora, naturalmente io mi sono sentito rivoltare il mondo addosso, perché mi comunicano questo obbligo di dimora contestandomi un abuso d'ufficio per una gara d'appalto. Gli impianti di sci sulla Sila per una gara d'appalto effettuata nel 2014, ovvero quando io non ero presidente della... Fermola, io devo far capire bene a casa tutto quanto. Sì. Lei da quando è diventato presidente della regione? Sono diventato presidente della regione il 23. Le elezioni sono state il 23 novembre 2014, il 10 dicembre mi sono insediato, cioè a fine 2014. E questo appalto di quando era? Questo appalto era stato fatto nella primavera del 2014. Quindi lei non era presidente della regione quando l'appalto è stato assegnato. E sì, comunque non basta un abuso d'ufficio per avere una misura cautelare di questo tipo, correggimi se sbaglio. No, non basta. Perché? Oggi non basta, il dottor Oliviero è stato attinto, direbbero con linguaggio poliziesco, da 4 diverse inchieste giudiziarie nell'arco di 3 anni. Sì ragazzi, perché la gente a casa già si sente attinto, fammi capire. No, ma io ho usato questa parola perché voglio dire, è metafora di una modalità poliziesca. 4 inchieste giudiziarie in 3 anni. È uscito assolto da tutte e 4. Allora non ti faccio parlare, non mi sei d'aiuto. Le storie funzionano così: si racconta la storia e poi si dice il finale. Se tu mi dici il finale prima della fine della storia, io speravo che fosse ancora in galera il signore, invece non è più in galera, non c'è mai stato. Io voglio capire, l'abuso d'ufficio ti possono tenere in un residenza o c'è un aggravante? Posso, il suo abuso d'ufficio? Questo avveniva il 17 di dicembre. Annaggia. Il 24 di dicembre, cioè la vigilia di Natale, mi contestano, sempre per la stessa vicenda, la corruzione. Okay. Il 24 di dicembre. Fatto sta che... C'è la mafia in mezzo a questa cosa? La mafia assolutamente no, c'era l'impresa che io non avevo mai, con la quale non avevo avuto mai contatti. Cosa c'entra con quello di cui stiamo parlando? A cui veniva contestato un rapporto con il clan muto di Cetraro. Che cosa succede? Che mentre la Guardia di Finanza mi contestava l'abuso d'ufficio, quasi in tempo reale, nello stesso momento, il mio autista, col quale stavo per uscire da casa per partire, viene con il telefonino e mi fa vedere che c'erano già i giornali che avevano trasformato quell'abuso d'ufficio in reato di mafia. Mi contestavano questo, l'obbligo di dimora in carcerazione, e quindi praticamente una proiezione del presidente della regione, quale appunto quello di un indagato per mafia, oggetto di misure cautelari per mafia. Ma scusi, ma quando lei prende un avvocato, chiama l'avvocato e dice: avvocato, sono il presidente della regione, mi hanno dato questa cosa, guarda che hanno sbagliato le date, perché io ero presidente della regione quando non c'era, l'ha fatto sta cosa con la... malgrado questo non si prende in considerazione un dato reale. Ma scusi, ma la realtà non mi state raccontando. Io ricorro alla Cassazione. La Cassazione il 20 di marzo del 2019, tre mesi dopo, perché purtroppo i tempi della giustizia sono questi, la Cassazione annulla quel provvedimento senza rinvio.
con una motivazione nettissima, cioè la Cassazione dice che si trattava di un provvedimento abnorme e che si trattava di un chiaro pregiudizio accusatorio. Ma chi era il PM? Nei miei confronti. Riporto virgolettate appunto le motivazioni. Però della, Presidente, chi era il PM? Voi non dovete parlare in questa fase della cosa, ancora non lo sai. Ma chi era il PM? Stai buono. Sto parlando della procura diretta dal procuratore Gratteri. Possibile, Gratteri ha sbagliato. Sto parlando della procura diretta dal procuratore. Vi prego. Io questo non lo permetto. Io prego, state buoni. Voglio aggiungere... Mi faccia dire una cosa. Sì. Quindi però sì. Il suo incidente giudiziario dura dal 17 dicembre a marzo, in tre mesi chiusa la partita. No, in tre mesi, Cassazione in tre mesi si rimuove il provvedimento cautelare. Io poi chiedo poi mi si rinvia a giudizio con appunto la richiesta di 4 anni e 8 mesi. Io chiedo l'abbreviato, il rito abbreviato, certo. E nel rito abbreviato vengo assolto per il che il fatto non sussiste, con le stesse motivazioni della Cassazione. Della Cassazione.